Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video. Come dire, chiacchiericcio. Non mi viene in mente il termine, comunque nulla. Sperando che si veda bene, perché stavolta l'ho messo in una modalità più impostata, più diversa, perché siccome vedo che i miei video non sono di qualità più superiore a quella che volevo io, e quindi sto provando a mettere i video in una modalità più diversa, ovvero a vedersi meglio di quel che erano prima. Ecco, adesso mi sto andando pure a capogiro, andiamo bene. Non vi preoccupate, sto bene, solo che ogni tanto mi viene questo capogiro. Non so se sia la pressione bassa, ma non ne ho idea. Comunque, vabbè, niente. Allora, sto provando a fare il video dei prodotti finiti, perché questo è un video che riccia, ma di prodotti finiti. E niente, dunque, stamattina sono uscita un po' per fare tante cose, tante commissioni, che alla fine non ho portato neanche una a termine, perché mi serviva una sola cosa, delle ciabatte per stare in casa, ma anche per uscire, ma alla fine non ne ho comprato, quindi niente. Dunque, andiamo subito al sodo e vi faccio vedere i prodotti che ho terminato. L'ho pubblicato in privato, l'ho messo in privato, cioè in modalità privata, perché ahimè, purtroppo non sono riuscita a pubblicarlo in maniera decente, quindi la modalità del video si vede da schifo. Adesso con questa qua, vedete, con questa modalità video, spero si veda bene, ci sono come dire, questi prodotti da farvi vedere. Allora, come primo prodotto, anzi ci sono ancora, mi sembra di averli tolti dalla busta, perché no? Faccio vedere questo, oddio, ma okay, mi sembrava che stava uscendo fuori da... No, oggi non ci sono proprio razze, lasciamo perdere. Allora, questo è... Mi sono spaventata, mi sono preso un colpo, un attimo. Formula sgrassante, limone, detergente. Quindi questo è molto buono, ma è stappato o tappato? No, è tappato qui. Okay. Comunque, Dexal mi sta piacendo un casino. Lo utilizzo per lavare i piatti, ma anche anche per sgrassare e pulire sulle superfici e via dicendo. Molto buono, vedete, già questa è la, e quanto ce n'è all'interno, non so se si vedrà mai. E niente, profumazione fantastica. Poi rimetto tutto dentro perché voglio evitare di sporcare il letto. Questa mozzarella fior di latte, sì, arborea, molto buona, mi è piaciuta un casino. Attendete un attimo che voglio vedere se sta registrando già. Sì, sta registrando, mi hai preso il panico per un secondo. Allora, poi ho finito e ho ricominciato, ne ho comprato un altro di tubetto della Calvé, maionese, vedete, maionese. E poi ho terminato, non per importanza, i penultimi, un ammorbidente e un Vidal. L'ammorbidente, questo è della Dexal, come potete ben vedere, dell'Eurospin, e mi piace un botto. Poi, come penultima cosa, appunto, la... Cosa c'è qua dentro che mi sta sfuggendo? Niente, ok. Vi dicevo, il Vidal è 500 ml di prodotto, rinfresca e idrata. Idratare, insomma, metto la crema e sono bella che a posto. Però questo fa il suo bel sporco lavoro, mi piace. Come vi dicevo, ha un POV di 12 mesi, 500 ml di prodotto. Non so se si vedrà mai, ma ve lo faccio vedere. Io adesso vi dico, sto registrando con una fotocamera posteriore del telefono, però in realtà potrei registrare dall'altra parte, ma non si vedrebbe una fava. Quindi speriamo si veda bene. Comunque questo, io adesso non so cosa... Ops, mi stava scappando, scusate. Non so cosa stiate vedendo voi, ma sperando che si veda bene. Questo è il ml di prodotto e profumazione fantastica. Buona, mi è piaciuta davvero tanto. Nulla ragazzi,
Questi erano i video di prodotti terminati, beauty, mangiarici, igiene della casa e soprattutto cura della persona, sperando che vi sia piaciuto questo video. E che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione ragazze, ciao!